hard. Stay up, never land, and you never saw it. And wanna see me slow down, but I never done. So I'ma hit you with the shovel like I'm giving to ya. E ciao a tutti ragazzi, sono Gente, ben ritrovati qui sul mio canale. Siamo tornati qui, signori, con la carriera su WWE 2K16. Ci eravamo lasciati l'altra volta con l'ennesima sconfitta contro Tyler Breeze, se non ricordate male. Per chi non l'ha visto, vi lascio sempre qui qui l'annotazione per l'episodio precedente. E oggi iniziamo subito con, come vi ricordate dalla scorsa volta, dobbiamo interferire nel match tra Tyler Breeze e Hideo Itami. Una volta scelto il match in cui interferire, puoi scegliere in quale momento farlo. È disponibile solo entrata, ok, quindi interferiremo l'entrata bersaglio Tyler Breeze, ovviamente. Ora puoi scegliere da dove iniziare la tua interferenza. Però è disponibile solo palco. Conferma, quindi carina come cosa, possiamo interferire da diversi punti del ring, della postazione, diciamo. Quindi andiamo subito al match e vediamo un po' come funziona. Speriamo che non sia una cosa che si dilunghi troppo. Ok, ecco l'entrata, eccolo qui, sta entrando il fighettino, l'uomo selfie con tutta la sua giacchetta. E noi dovremo intervenire. Interferisci, eccoci qua, signori. Eccoci qua e SBAM! Lo prendiamo da dietro. Mossa finale caricata subito, signori. RKO, sempre quella, signori, perché io la adoro. Capite che io la adoro, l'RKO, dovete capirlo. E hai rotto le palle. Vieni qua. Attenzione, subito con la DDT, signori. E vai così, forse dovremmo andare sul palco. E noi in questo caso lo aspettiamo. Aspettiamo che sale, andiamo sulle corde. E ci fotte. Ci ha fottuto, signori, e ci ha buttato fuori. Ok, è finita. Ci sta prendendo a parole. Che poi mi sento ancora rodere per aver perso contro di lui la scorsa volta, perché l'avevamo dominato. Ancora la faccia da... sembra un Joker. Parliamo di Tyler Breeze. È la terza intervista che mi fai di Tyler Breeze. L'hai affrontato faccia a faccia su ring stasera. Perché l'hai fatto? Non mi tiro indietro, non capisci? Ha paura di me? Sono il migliore. Non mi tiro indietro. Non mi tiro indietro, signori. Orgoglioso e rispettoso aumenta. Ok, siamo alla simulazione. Vediamo un po'. Oh, venerdì c'è il main event. C'è il pay per view. Incredibile. Non so se partecipiamo. Se aggredisci un'altra superstar, questa inizierà a disprezzarti. Se supporti una superstar durante un suo match, inizierà a piacerle, ma va. Puoi guadagnare un partner tag interferendo a metà match a favore di una superstar e supportandola durante i suoi match. Una volta ottenuto un partner tag, dovrai continuare a supportarlo o rischierai di perderlo. Alleati, ragazzi, c'è Jack Swagger, Rusev, Barrett, Batista. Mamma mia, raga, abbiamo Batista. Ok, queste, diciamo, sono le tacche di... ok, ho capito benissimo, perfetto. Quindi Batista è nostro alleato. È completo il tutorial della mia carriera. Una volta conclusa l'arrivata al corrente, potrà interferire contro chi desideri. Vabbè, ok. Ok, abbiamo un tag team, signori. Ancora sti tag team, speriamo vada bene. The Giant e Baron Corbin, signori, di nuovo contro Tyler Breeze e Fandango. Proprio Fandango che stavamo per battere. Poi è interferito Tyler Breeze di merda. Speriamo che adesso Corbin non faccia lo stronzo come l'altra volta e ci dia il taccio quando abbiamo bisogno. Quindi, signori, ci troviamo subito nel match. Ci siamo, signori. Partiamo proprio noi contro il uomo selfie, contro Tyler Breeze, che odio profondamente. Lo giriamo subito e gli facciamo questa suplex, questa sottospecie di suplex. Poi lo schieniamo. Perché lo schieniamo? Vabbè, non lo so, volevo alzarlo, però non volevo di certo schienarlo. E gli diamo una ginocchiata dietro i reni proprio. Poi ci fa la contromossa come al solito. Subito fanno il tag, signori. Lo aspettiamo. Lo aspettiamo, lo prendiamo all'indietro. Incredibile, Fandango subito a terra. Poi lo giriamo. Lo giriamo, la nostra mossa, signori, da maialino. Ginocchiata in faccia e RKO al contrario. Non mi ricordo come si chiama. È tipo quella che fa... Vabbè, non mi ricordo, raga. Vai così, bam! La mossa finale di Mark Henry, raga. Quella è chiaramente la mossa finale di Mark Henry. No, non volevo... Vabbè, già che ci siamo, ci buttiamo. Lo stiamo demolendo. Tag, signori, dai. Facciamo un po' entrare il nostro... Vabbè, ma che due palle. Perché sbaglio sempre, raga. Devo farmi un po' più... Perfetto, ok. Vai, Corbin. Ammazzalo a pezzo di fango, Fandango. Un po' più a pedate sul petto, vai. Questa la voglio vincere, raga, me ne fotto. Me ne fotto altamente. Attenzione che dal touch. Alzati Baron, vieni. Vieni Baron. Vabbè, mo comincia, che già... Siamo entrati, signori. È il nostro turno contro Tyler Breeze ancora una volta.
Vai, vai bimbo, è un bimbo minchia per me, raga. Anche a lui. La nostra mossa con ginocchiata e net breaker dovrebbe essere. Non fatemi di cacchiate, non mi pestate di parole. Ma brutto, non fai così a me. Non fai così a me. Non mi prendi a schiaffi, brutto stronzo. E tu che minchia guardi. Bellissimo, una spiara alle corde, raga. Abbiamo una special. Ah, mi ha fatto la contromossa. Speriamo di fargliela sta special. No, vabbè, gliela facciamo a lui, sti cazzi. Anche se è più stanco Fandango. Più stanco Fandango. Ok ragazzi, siamo usciti fuori, ma abbiamo la mossa finale. E potrebbe essere un buon momento per fargliela. Ovviamente non fuori. Ovviamente non fuori. Dai che abbiamo fatto la contromossa. Ok, entriamo dentro prima che... Entriamo dentro. Ok, entriamo dentro e lo aspettiamo. Entriamo dentro e lo aspettiamo. No, porco schifo. Non possiamo rischiare, raga. Dai, alzati, alzati. No, ci schiena, raga. No, uno. Niente, madonna, quanta ansia mi viene, raga. Dai che abbiamo fatto la contromossa, dai che abbiamo fatto la contromossa, sì, sì. Mossa, dai, facciamogli sta mossa. Facciamogli sta mossa finale, mossa finale caricata. Mossa finale caricata, ovviamente dopo gli do un pugno in faccia a Tyler Breeze. RKO, signori. Vai così, buttiamo fuori, stoppi. No, bastardo. No, raga, che stronzo. Oh, raga, ma che palle. Vai così, diamo un attimo il taccio in modo tale da respirare un pochetto. Posso dargli un cazzotto da qua, raga? Ha fatto la special, raga. Ha fatto la special, sto male. No, non lo schieni tu. Non lo schieni tu. Bella questa suplex dalle corde. Bella questa suplex dalle corde. Suplex dalle corde, bellissima, raga, vieni. Oh, raga, l'avete visto? C'ha la final Corbin, però mi ha dato un pugno in faccia, raga. Ma che sta a fa? Perché sta pensando a quello? Prova a schienarlo, fagli la final, fai qualcosa. Io vado a pensare a quell'altro. Vado a pensare all'altro. Faccio così. Fagli la final, porco schifo, fagli qualcosa. Fagli sta final. Raga, sto sclerando. Gli sta a fare la final, raga. Gli sta a fare la final, gliela fa. Gliela fatta, raga. Schienalo. Uno, due, tre! Alleluia, raga! Alleluia, meno male! Alleluia! È un aborto, è un parto, raga! Meno male che stavo fuori a dargli fastidio! Buonissimo! Abbiamo anche 4 stelle! Meno male che c'ero io, raga! Però stava per poco non entrava! Guardateci! Allora, raga, come sempre, per ora vi faccio solo un episodio perché veramente durano, soprattutto i tag durano veramente tanti tanti. Poi farvi un episodio troppo lungo di WWE risulterebbe forse troppo noioso. Cerco di farvi tanti tagli, più tagli che posso, in modo da farvi vedere il massimo di 10 minuti, perché so che comunque può risultare noioso comunque. Attenzione, siamo saliti di posizione. Adesso siamo in posizione 8. Abbiamo scavalcato Tyler Breeze. Perfetto, raga. Corbin, il nostro compagno, è al quinto posto. Vabbè, non male, non male. Pian piano poi saliamo. Signori, vediamo adesso la simulazione, l'andamento del contro chi siamo il prossimo match. Non penso in un rematch contro... Oh, c'è il superstar, raga. Non penso che partecipiamo. Non penso... Oh no, siamo contro... Ok, raga, siamo contro Jack Swagger. Penso sia per view superstar, raga, per forza. Siamo contro Jack Swagger. Jack Swagger. Poi c'è Bo Dallas contro Tyler Breeze. Raga, Sami Zayn, io lo adoro. Cioè, non so se voi avete visto il match che fece contro John Cena. Veramente fantastico. Vabbè, signori, io spero che questo video sia piaciuto. Il prossimo è un pay per view. Penso sia un pay per view. Siamo nel Superstar contro Jack Swagger, che poi dovrebbe essere il nostro alleato. Non capisco per quale motivo. Vabbè, signori, io spero che il video vi sia piaciuto. Se fate così, lasciate un mi piace, commentate, condividete, mi raccomando. Passate alla mia pagina Facebook, dal mio profilo Instagram. Tutto sotto in descrizione. Il video è finito. Gente, tutto. Ciao, yo! Oh mio Dio, il portiere è fermo, raga! Il portiere è fermo! Sansone, stop, tiro! Il portiere rimane fermo! Il gol più brutto della storia!